Penso che sia ora di parlare un po', signor Base. È stato lei a lasciare al museo quella copia delle Serpent Rouge per me, vero? Sì. E le piccole note al centro del cerchio e le braccia dell'esagramma? Mi dichiaro colpevole. Non capisco. Se voleva aiutare Gabriel e me, perché non è stato sincero in proposito? Devo stare molto attento che certe persone non sappiano della mia presenza qui. Lei fa parte della fratellanza segreta, vero? Lei e Mesmi. Lei ha ragione su Mesmi. Fa parte della fratellanza. Ma io non più, da diverso tempo. E Montrue è uno degli altri, quelli che hanno rubato il sangue? Certo. Si fanno chiamare adepti del sangue santo, ma in pratica sono solo vampiri. Non capisco, perché la fratellanza non ferma i vampiri senza tante storie? Se vuole capire ciò che fronteggiamo, deve conoscere tutta la storia. Ascolti. La fratellanza segreta si occupa di seguire la progenie. È un processo legato alle stelle in modo assai complesso. La nascita del divino, colui che la fratellanza chiama il Kenosh Kenaya, può avvenire soltanto quando si verificano certi allineamenti planetari con la costellazione di Osiride. L'ultima configurazione del genere risale a poco più di 2000 anni fa. La fratellanza si aspettava qualcosa di radicale. Cercò freneticamente di interpretare i segni e i presagi. Già allora esistevano molte diramazioni della progenie. Una di esse era la casa di David, che veniva indicata come la più probabile da molti segnali. Così la fratellanza sfruttò la sua influenza e un po' di magia per convincere l'erede di allora, Giuseppe, a sposare la sua promessa prima della data prescritta dalla tradizione ebraica. Maria concepì. La nascita avvenne sotto buoni auspici. La congiunzione di due pianeti, Giove e Mercurio, creava una stella, simbolo di successo sicuro. Ma il re ebreo Erode seppe della nascita di un erede di David e minacciò la vita dell'infante. La fratellanza portò la famiglia in Egitto, dove il giovane Dio poteva venire allevato e istruito su ciò che riguardava l'infinito. Allora Gesù era il Kenosh Kenaya. Oh, sì. Era ciò che avevamo atteso. Il portale aperto fra l'uomo e l'infinito. Colui che avrebbe potuto vedere il tessuto dell'universo e alterarlo a suo piacimento. Wow. Ma era anche un ebreo. E così tutto andò storto. Gesù aveva insistito per studiare la Torah in modo da imparare tutto sulla propria eredità culturale. E più leggeva, più si convinceva di essere lui il Messia ebreo. Dal punto di vista della fratellanza, si trattava di un'ambizione limitata. E poi chi eravamo noi per dire al divino che cosa fosse o cosa non fosse? E che accadde? Tornò a Gerusalemme. Alcuni membri della fratellanza andarono con lui per tenerlo sotto controllo. Ciò che non capimmo, perché non eravamo ebrei, era che Gesù intendeva fare avverare le profezie. Tutte le profezie. E così mi hanno inseguito per molte miglia. Meno male che avevo la Harley. Dio è buono. Sì, anche la vanità funziona. È ora di parlare del Tempio. Dobbiamo raggiungere il Sancta dei Sanctorum prima di mezzanotte. Il Tempio? Ho cercato di dirtelo e Sidney mi ha aiutato a trovarlo. Ci saranno varie trappole per tenere fuori i non iniziati. Ovvero coloro che non sono stati iniziati ai misteri. Gabriel ha letto moltissimo sui misteri, non è vero? No, amico mio, i misteri ermetici. Ecco perché Mesmi deve venire con voi. Verrei io stesso, ma non oso rischiare finché laggiù ci sono gli adepti. Mi piacerebbe venire. Speravo che lei sarebbe rimasta con me, Grace. Possiamo usare la radio di Mesmi per restare in contatto con gli altri. Potrebbero aver bisogno della sua competenza in informatica. Ma... Torre, ecco il numero che proteggerà meglio il gruppo. Io, Gabriel, e... suppongo che il signor Mosley sia un ufficiale di polizia addestrato. Ma certo che verrò. Ho anche una pistola in camera. Ma, ecco, non è che laggiù ci sono veramente i vampiri, vero? Alcuni. Se conosco Montrue, stanotte farà entrare solo i suoi più fedeli alleati.
Per una posta in palio importante come il bambino, qualcuno potrebbe sfidarlo. Quelli della sua specie non sono famosi per la lealtà. Accidenti. E che mi dice del tesoro? A Dio piacendo, lo dovremmo trasferire in un luogo più sicuro. Un momento. Questa faccenda riguarda il bambino. Non intendo rischiare la pelle per far arricchire voi altri. Ma non è ciò che pensi davvero. Le assicuro che il bambino è la priorità numero uno per noi tutti. Basta che non si allontani troppo da me, amico. Ora vediamo quella mappa. Dove diavolo è? Siamo molto vicini. Avevi detto che era... Sì! Aveva ragione. Wow! Ci siamo. Attenzione! Necessario. Ma smettila di volare. Guarda che posto. Attento, tutto qui potrebbe essere una trappola. Cosa? Vuole passare avanti allora? No, solo stia attento. Mosley e io la seguiremo. A me va bene. Ah, oh, grandioso. Questi due pilastri servono a qualcosa? Sono Boaz e Giachin, i pilastri frontali del Tempio di Salomone. Rappresentano la colonna di fuoco e la colonna di fumo che seguirono gli israeliti nel deserto. Va bene, ma servono a qualcosa? Dio, non credo. Non sembro fuori posto come lui. Oh sì. Ci sono anche alcune piastrelle con il simbolo di una spada. Alcune piastrelle sono indicate da teschi. Non credo che sia una buona idea passarci su. Siamo in una grande stanza. Il pavimento mi ricorda quello della chiesa. Piastrelle bianche e nere. Ti dice nulla? Sì, una scacchiera. Altre chicche sull'argomento scacchi? Quanto è grande? Io sono grande circa come una pedina al confronto. Allora forse dovresti comportarti come tale.
Ne ho fatta aprire una. Eccellente, signor Knight. Continui a muoversi. Noi siamo proprio dietro di lei. Sta attento. Addio tutti i bei discorsi sulla forza del numero. È un pendolo. Magnifico. Cominciando ad odiare questo posto. Grace, vuoi darmi qualche dritta sul significato del cerchio? Rappresenta l'eternità, la fertilità e la perfezione. Ah, va bene. Non sento nulla, solo dei passi. Mi chiedevo una cosa. Ho letto dei vampiri che cercavano l'ebreo errante. Quindi esiste davvero? E questa storia ha qualcosa a che fare con il sangue di Gesù? Sì, Grace. Ma non è ciò che narra la leggenda, vero? Gesù che impone a qualcuno di continuare. I vampiri non sono riusciti a procurarsi il sangue di Gesù, ma qualcun altro l'ha fatto. Sì. Ali, il figlio del Gran Maestro, era fra quelli che vi accompagnarono Gesù a Gerusalemme. Per 3 anni lo guardò insegnare ed era straordinario. Ma alla fine né lui né suo padre riuscirono a salvare Gesù dalla sua maledizione. Il giorno della crocifissione, il padre di Ali era così sconvolto dal dolore che dovette essere portato via dal Golgota. Solo Ali era rimasto a vita. Ali non riusciva a credere che tutto stesse per finire. Tutte le promesse sul Kenosh Kenaya, secoli e secoli di pianificazione distrutti. Era Gesù a permettere che fossero distrutti. Qualcosa in lui si ribellò, si ricordò delle parole di Sinai e in preda alla rabbia e al dolore pensò che avrebbe potuto salvare il sangue dentro se stesso. Non aveva intenzione di diventare il Kenosh Kenaya, sia chiaro, semplicemente non riusciva a sopportare che la speranza venisse versata a terra. E così beffe. Perché mi hai abbandonato? Le punte delle sue dita sono lisce. Ma non capisco. Se lei ha acquisito il potere del Kenosh Kenaya, perché molto tempo fa non ha fermato i vampiri? Ho promesso a mio padre che non avrei mai usato il potere. Mai, per nessun motivo. Non è a mia disposizione. Era l'unico modo che avevo per vivere in pace dopo ciò che avevo fatto. Mai. Per nessun motivo. No, Grace.
proprio per nessun motivo. Ma questo deve essere... deve essere... Non ci pensi. C'è del lavoro da fare. Sente qualcosa adesso? Dannazione! La piantiamo con questa roba che cade! Re Salomone. Che cosa ci fa? Grace, mi serve una traduzione. Penso che sia latino. Tantum initiatibus sacrorum signi super esse licet. Aspetta. Ecco qui. Vuol dire solo gli iniziati ai misteri del sigillo possono sopravvivere. Va tutto bene? No, una mera formalità. Grace, che cosa vuol dire elige unum? Emilio dice che vuol dire scegliene uno. Tosto strano. Chissà se è oro vero. Non è proprio una cosa da portare a una cena di gala. Risa. Grace, mi tradurresti elige magistro? Aspetta, ecco, significa scegli un maestro. Grazie. L'amico sembra massiccio e pericoloso. Penso che non so più che cosa pensare. Non saprei dire quale mi piaccia di meno. Questo qui ha l'aria di voler bloccare l'ingresso ai giardini dell'Eden. Beh, ho ottenuto qualcosa. Ecco un'altra frase. Agnosce naturam corporis tui. Sto guardando. Vuol dire identifica la natura del tuo corpo. Ma dove sei? Di sicuro non in Kansas. Ti richiamo dopo. Va bene. Proviamo. Accidenti. Ne voglio anch'io uno a casa. Ah, disgustoso. Pronta per un'altra? Agnosce naturam mentis tue. Identifica la natura della tua mente. Vuoi un consiglio? Ah, no, grazie.
Le porte sono aperte. Mio Dio. Ecco, hai visto quell'enorme pentolo? Che roba era? Grazie per aver aperto la strada. Abbiamo avuto pochi problemi. Lieto di essere stato d'aiuto. Suppongo che dobbiamo fare una scelta. Attendiamo che ci guidi. Non voglio essere villano, ma pensavo che lei dovesse essere l'esperto. Non tema, le saremo utili fra pochissimo. Siamo qui per te, amico. Va bene, immagino che proveremo anche questa. Molto bene, noi... No, vado prima io, insisto. Grazie, signor Knight. Ragazzi, detesto queste cose. Tu? Ma se sono io quello che... L'avevo detto. Attraversare il velo e salvare il bambino. Pensiamo noi a questi tre. Sicuro? No! Vada! Avrei dovuto sapere che lei era un lurido bugiardo. Io sono un bugiardo e lei un vampiro succhiasangue. Ora, chiarito questo, mi dia il bambino. Fermo! O lo faccio a pezzi in questo stesso momento. Lei, ecco, non può farlo. Ha bisogno di tempo per assaggiare una buona annata. Cane ignorante, pezzo di rifiuto. Tu non hai idea di chi sono. Ti strapperò gli arti e succhierò il midollo dalle tue ossa spezzate. Davvero? Allora vieni fuori di lì e fammi vedere chi sei, nonno. Domini inferi, exaudite precazionem. Per il potere di Hermes e Salomone, io invoco Asmodeo, guardiano del sacro tesoro. Brutta storia. Costui è venuto per rubare il tesoro! Uccidilo! Sangue sacro! No! No! Sangue santo! Santo!
Cristo, è lui, è l'ultimo di loro. Credo di sì. Devo dire che è stato un ottimo lavoro. Non potremo ripagarla abbastanza. Sono contento che Charlie stia bene. Non ha alcun segno, grazie a Dio. Assolutamente incredibile. Quei tizi là fuori erano come vampiri. No. Cos'hai? E cos'è? Sollevi il coperchio. Potrai perdonarmi. Io non sapevo. Che gli dèi abbiano pietà. Io non sapevo. Sei già stato perdonato. Ti prego, c'è niente che possa fare per la tua famiglia, magari. Sì, avrò bisogno di un favore da uno dei tuoi discendenti, se acconsentirai. Vuoi tu diventare un servitore della luce? Sì. Qualunque cosa. Allora solleva la tua spada fino alle mie labbra. Porta l'oro con te. Ti proteggerà dal male. Ora vai in pace. E ama Dio. Dio, perché non dice qualcosa? È finita. Dio si è lodato. Tutti sono sani e salvi. Davvero? Sicuro? Dove sta andando? Dal maestro. Addio, cara. Ora lei dovrà avere molta cura di se stessa. Addio. E ricordi, quando uno dei sentieri del destino è bloccato, se ne apre un altro. Andiamo.
Chi c'è? È successo qualcosa, vero? Nessuno di noi ha dormito. Sono venuto a vedere se qualcuno sapeva. Mi sono sentito così strano stanotte. In nome del cielo! Lasciatelo parlare! Il bambino è al sicuro. Quale bambino? Splendida notizia, ma chi... Diglielo tu, Mons. Gabriel, ma dove sta andando? Ho qualcosa da dirle. Cosa? Tutte le cose che ho detto, che volevo conoscerla, stare con lei. Non le ho dette solo perché volevo delle informazioni, mi creda. Ero così in pena per lei stanotte. Ho capito quanto mi importa di lei. Sul serio? Sì. Strano. Stavo giusto cominciando a capire che a me di lei non importa nulla. Ci vediamo. Gabriel! Grace? Grace? Grace, non ci crederai mai.